Hola amici di YouTube, sono rientrato adesso, infatti siete da capelli perché portavo la fascia quella elastica, infatti ho il capello sempre un po' selvaggio così. Allora, ho finito di mettere su YouTube il video che ho fatto del green screen, sono uscito mentre caricava, ho incontrato il postino per strada e mi ha dato la posta e quindi c'è un pacchetto da scartare. Questo è da AliExpress. Poi sono andato a comprare la mozzarella cioffi, non so se la conoscete, ma ci ho fatto anche un video. Questa la cioffi è l'eccellenza viterbese, è buonissima perché ho fatto ieri sera l'impasto della pizza. Allora sta ancora lievitando. Oh, era un pezzettino, una pallettina proprio, guardate che è diventata. Cioè, è pieno. Dovrebbe essere leggera. Poi si sta sgonfia tutta perché? Forse perché l'ho girata? Non lo so. Comunque, allora andiamo a fare questo piccolo unboxing. Adesso sto a morire caldo. È freddo ma non è caldo. È caldo ma non è freddo. Tempo di merda. Allora, vediamo un po' che cosa ci manda AliExpress. Che cosa ci manda? Che cosa ho comprato? Ah, io te l'ho comprata un anno fa. Eh sì. Allora, mi arriva sempre la contestazione. Se vuoi fare la contestazione, poi dopo il giorno dopo mi arriva la cosa qua. Ho comprato perché io quando vado in viaggio, che andiamo a visitare le città, le capitali, dico che voglio fare una borraccia. Eccola qua. Allora, la borraccia è quella che c'ha la bicicletta, credo che si metta anche così. Però è carina, dico vabbè, la compro. C'è anche, vedete questo qua, lo mettete nello zaino. E mia moglie dice: ma che la compri a fare? Va a capire come l'hanno fatta. E io ho detto: come l'hanno fatta? È d'alluminio, che mi c'erano messo l'uranio impoverito. Comunque, comunque è ermetica. C'è una bella guarnizione qua. Adesso questa la metto a bagno con forse un po' con d'acqua e bicarbonato, credo. Però c'è l'impanatura che sì. No, no, tiene, tiene, è carina. No, è una bella soluzione perché quando vai in giro, insomma, la riempi, non c'è la bottiglietta che si piega, queste cose si fa e dopo devi buttare un macello, ti dà fastidio. Invece questa qua l'attacchi dietro lo zainetto e c'hai la tua borraccina. Carina, poi a me piace, queste cose mi piacciono proprio da morire. Signori miei, volete vedere che pizza che ho fatto? Ma come la cuocio questa pizza? C'ho un metodo particolare. Questa è una cosa che io non mi ricordo dove l'ho vista, ma la sto adottando. Praticamente io la pizza la faccio nella padella e poi la metto al forno e poi la tiro fuori e me la mangio. Vabbè, sarà un'altra argomentazione, però se adesso faccio a modo vi faccio vedere la pizza come è venuta. Perché mentre stavo mangiando è arrivato il corriere che mi ha portato un altro pacchetto. Aspettate, se no mi si fredda. Comunque è buona, eh. Non lo so se è la mozzarella. Vabbè, qua. Andiamo a spacchettare. Allora, vediamo cosa ci ha portato il corriere che mi ha fatto prendere un colpo perché aveva aperto il cancelletto e dico: ma chi è? Dice: ma non c'è il campanello. Ho detto: no, ma io c'ho la campanella che le fa così, non c'ho quello che suona. No, oh, che spettacolo! È arrivato! È arrivato! Ci ha messo tanto, però è arrivato. Oh, ma tutti i peli sopra al coso. Guardate che carino! Ta-da! Allora, il cappello alla Armaduke è arrivato. La pizza era buona. Adesso io finisco di mangiare. Oh, e vi metto pure il link del cappello sotto. Allora, se lo volete comprare, mi mangio un po' di pelo.
Se lo volete comprare sotto nel link, vi lascio, se sì, sotto nel link vi lascio l'info box contrario. Ciao.